Siamo all'interno della nostra piccola chiesa, del nostro piccolo tempio dedicato all'Apostolo Giacomo. Siamo all'interno della parrocchia ortodossa che dallo scoppio della guerra è diventato il centro di quella che è la solidarietà e l'attività benefica a favore della popolazione ucraina da parte della città di Messina. La nostra piccola parrocchia è andata alla ribalta di questo perché da sempre ci occupiamo di Ucraina, ci occupiamo di infanzia, ci occupiamo di attenzione nei confronti di quelli che sono gli orfanotrofi in Ucraina, i cosiddetti internat, sono delle strutture che ospitano decine e decine di ragazzi. In Ucraina purtroppo l'abbandono minorile è davvero elevato e di conseguenza da parte nostra c'è sempre stata questa attenzione, anche in collaborazione con Arca Senza Confini, associazione della quale io sono vicepresidente. L'attività di carità non è una novità della guerra, è un'attività che la nostra parrocchia ha sempre avuto. Noi siamo stati sempre attenti nei confronti dei bisognosi, ma non bisognosi inteso come bisognosi di passaporto, perché la carità non conosce il passaporto, non conosce la nazionalità. Siamo stati sempre aperti alle esigenze del territorio, anche purtroppo alle povertà dei nostri fratelli della città di Messina. E come dicevo, lo scoppio della guerra ci ha messo alla ribalta e ci ha dato l'opportunità di aumentare quella che era l'attenzione nei confronti dell'Ucraina. Oggi non sono più in grado, con serenità mi dovrei mettere a ricostruire, a dire quanti trasporti di beni e quante tonnellate di materiale sono state inviate alla popolazione. Davvero tantissime le attività benefiche fatte a favore di questo popolo piegato. Posso solo dire che non ci siamo mai fermati, sia nell'attenzione e nel trasporto verso l'Ucraina che verso i profughi per assistere coloro i quali si trovano qui. Insistono nei territori e sono ospitati dalle parrocchie, sono ospitati dai religiosi, sono ospitati dalle religiose. Vale la pena dire che anche le famiglie cosiddette laiche hanno aperto le porte di casa loro. Ecco, la popolazione ucraina è stata ospitata in maniera generosissima dalle tantissime componenti della nostra città. Collaborazione straordinaria anche con la Chiesa Cattolica, con la quale ci sono ottime relazioni e con la quale ci rapportiamo quotidianamente nell'assistenza di questi nostri fratelli. Condizione medio, meno 5 gradi, Austria. Siamo tornati di recente dall'Ucraina in un viaggio che ci ha visti questa volta presenti proprio sul territorio ucraino. Abbiamo fatto svariate, diciamo, spedizioni nelle quali sono state mandate tonnellate di aiuti, sia alimentari che anche medicinali o vestiti. In quest'ultimo appunto viaggio abbiamo concretizzato la nostra presenza sul territorio ucraino e siamo andati in soccorso di un'associazione che gestisce dei bambini speciali e che ci aveva contattato appunto per arrivare fino a loro. Il viaggio che abbiamo affrontato diciamo, ha avuto non solo me presente come diciamo, autista del mezzo, ma bensì la nostra interprete Sveltana che ha sacrificato le sue giornate lavorative per venire con me in Ucraina e fare da intermediario interprete con loro, con questa associazione. Sottolineo la presenza di Padre Giovanni Amante che ha coordinato tutta la spedizione, ci sono altri volontari, c'è Valentina, c'è Davide, c'è Alessandro Brigandini di Samu Bubrazzo, che costantemente eravamo in videochiamata e WhatsApp e fornivano anche loro, diciamo, le deviazioni per quanto riguardava i tratti che venivano sostituiti a livello autostradale. La difficoltà è stata dal punto di vista tecnico perché era presente molto ghiaccio. Pensate che siamo partiti con 20 gradi qua da Messina e siamo arrivati a meno 8 a Leopoli. La situazione che abbiamo trovato in Ucraina chiaramente non era delle migliori, perché per quanto poteva essere, diciamo, normalità, in quanto noi ci ritrovavamo in un territorio di retrovia a Leopoli precisamente, anche lì c'erano le zone dove la corrente elettrica veniva fornita 2 ore o 3 ore per vari quartieri, varie zone della città. E chiaramente anche la popolazione che non ha più un potere di acquisto sui beni di prima necessità che cominciano a scarseggiare.
mi permetto, sono diventato un po' disturbatore, qualcuno potrebbe dire, perché chiedo sempre. La richiesta è dovuta al fatto che le necessità non finiscono qui. Questo è un periodo particolare, siamo nel periodo di Natale, dove tutti hanno attenzione verso chi soffre, verso chi è nel bisogno, ma purtroppo il bisogno c'è sempre, non soltanto 15 o 20 giorni all'anno. Quindi cosa chiediamo? Per continuare ad assistere i profughi che sono qui presenti, chiediamo generose donazioni in alimenti di prima necessità. Per continuare a dare supporto ai bambini che si trovano negli orfanotrofi dei Transcarpazi, abbiamo bisogno di sostegno non solo in beni e donazioni, ma purtroppo, poiché le macchine non vanno ad acqua ma vanno a benzina, a gasolio, abbiamo necessità di donazioni anche in denaro per trasformare il nostro desiderio in azione, perché purtroppo un viaggio in Ucraina costa qualche migliaio di euro. Qui lancio un appello anche a chi avesse la possibilità di darci in prestito un furgone, che il noleggio di un furgone è davvero oneroso. Ecco, mi permetto di bussare al cuore di chi ci ascolta, al cuore di chi, a chi questo appello arriva, affinché possa veramente darci l'opportunità di replicare, non da parte nostra, attenzione, io lo ricordo sempre, non sono io che opero, io sono soltanto un piccolo strumento di quella che è la generosità che la città ha saputo dare. La contribuzione può avvenire direttamente venendo da noi in via San Paolo presso l'ex Brefotrofio, sono gli attuali locali del provveditorato agli studi. Potete venire portando le vostre donazioni, quindi alimenti e beni di prima necessità per spedire. Vi chiedo non al momento indumenti, perché di indumenti siamo pieni. E qui potete dare anche, se ritenete, le donazioni in denaro. La nostra è una parrocchia molto povera, non abbiamo una frequentazione di persone, diciamo, in possibilità di sostenere le nostre opere. È una parrocchia della diaspora. Noi ci occupiamo da sempre di popolazioni dell'Est Europa e quindi naturalmente non sono popolazioni che possono sostenere autonomamente le missioni e le opere di carità. Continuate a sostenermi affinché attraverso questa opera del Signore possa Messina sempre brillare come ha fatto fino ad oggi, come opera di carità in quello che è il dramma e il bisogno di questa popolazione. Non fermiamoci, soltanto questo vi chiedo. Tutti i mezzi fermi, ma noi abbiamo chiesto il permesso per aiuto umanitario di andare avanti.